Pietro della Francesca è il monarca della pittura. La sua è un'arte astratta, iconica, bellissima. Si chiama Arezzo II Tiziano ed è la campagna di promozione più originale che si sia mai vista. Protagonista Tiziano Barbini, attore aretino speciale con la sindrome del cromosoma 15 ad anello, una patologia rarissima di cui si conoscono solo due casi in Europa e una manciata in tutto il mondo. Mi sento una persona molto importante perché fosse come una persona trasformazione. E fosse come un'altra persona. Il progetto è stato affidato dalla Fondazione Arezzo in Tour alla casa cinematografica aretina Poti Pictures, la prima a far arrivare sul piccolo schermo attori speciali e con grande successo. Sì, è un lavoro per noi molto importante perché rappresenta per noi un piccolo traguardo, è una conquista, se vuoi, molto culturale, cioè solitamente si usano belle star, dei bei attori per rappresentare la città o la regione, come è capitato ultimamente in delle regioni italiane, e il fatto che si scelga comunque un attore della Poti Pictures significa che si può raccontare utilizzando occhi diversi, gli occhi degli ultimi, gli occhi più semplici poi, no, alla fine, quindi per noi è estremamente importante. Quanti spot saranno? Sono 8 spot che raccontano le bellezze, un po' le macro aree di Arezzo, da Piero della Francesca all'outdoor, alla giostra del Saracino e un po' tutte le attrattive, insomma, che Arezzo offre, tutte viste appunto dallo sguardo semplice di Tiziano, però con grande qualità. Diciamo che l'equilibrio che la Poti Pictures usa sempre nei suoi lavori vuole essere proprio questo, cioè da un lato raccontare la bellezza senza sminuirne quindi il valore, però dal punto di vista dei nostri ragazzi. Nel primo spot pubblicato dedicato a Piero della Francesca, Tiziano è affiancato dall'attore Fernando Marraghini, con i testi scritti dal regista Daniele Bonarini e dallo sceneggiatore Enrico Sacca. Perché dovrebbero venire a visitare la città di Arezzo? Perché è uno spot che ho fatto, non sono i spot per venire a conoscere Tiziano. Per farmi conoscere, perché sono diventato un attore, l'attore protagonista. Quindi poi se si vuol vedere gli affreschi di Piero va bene, però la star di Arezzo sei tu. Sono io, perché io sono nato a Arezzo e la mia storia è questa. Ma a te quale ti piace di più? A me piace l'omino che scappa.